tutti e bentornati in un nuovo video PSP, progetto smaltimento e prodotti, e vi aggiorno con il mese di ottobre. Sono sempre un po' sfassata di un mese con l'editing, ma è anche voluto sinceramente, in modo da vedere poi dopo anche in fase di editing quando preparo i video per voi qua su YouTube, vedere un po' l'andamento. E se sentite che sto tirando su, ho un mezzo attacco di asma, dovrei prendere lo spruzzo per liberare le vie respiratorie, ma sto bene, non vi preoccupate, è un video che durerà 10 minuti, poi dopo farò lo spruzzo e mi preparo e vado via, sì, perché dovevo andare in cimitero con i miei, ma sinceramente oggi in cimitero non ho minimamente voglia di andare. Qui 3 giorni di riposo che ho sistemato un po' camera, mi sono lavato i capelli, cosa che magari durante la settimana col lavoro non ce la faccio, perché quando arrivo a casa sono capute, non ne voglio più sapere di niente. Inizierei prima con tutti i prodotti per le labbra e poi dopo finirei con i prodotti occhi, che sono quelli che mi hanno dato più soddisfazione in questo mese, perché sono tutti o quasi nei finiti, perché c'erano diverse cose che sono finite, quindi qualche spoiler ve l'ho anticipato. I 2 rossetti di Essence della linea Winter Glow non li ho mai utilizzati. Se questo berry è già tipo da 2-3 mesi che non lo sto usando, questo rosa, che ha anche il buco, io ve lo faccio vedere che ha il buco, non l'ho mai usato, proprio mai, perché ho voluto dare priorità a un altro rossetto. Comunque, quello rosa si chiama 01 Melt My Lips e questo qui è il 02 Winter Kissed. Non si trovano più perché erano un'edizione limitata, sono dei rossetti in polvere da 1,5 grammi di prodotto. Sì, dai, cercherò di finirli il prossimo anno con un altro tipo di progetto smaltimento, non più dedicato solo agli occhi e alle labbra. E il mio intento di farlo solo occhi e labbra era perché per queste due categorie io spendo tantissimo, mi piacciono tantissimo le palette, mi piacciono tantissimo i rossetti. E con 2 anni di utilizzo mi sono un po' frenata sull'acquisto di questi prodotti, perciò evviva! Riesco un po', diciamo, a uscire fuori da questo tunnel e a impegnarmi anche per altri tipi di prodotto. Ahimè, non ho neanche mai utilizzato questo lip gloss tinta labbra corallo, anche verso tendente al fragola, di questa candy tint trovata nelle box No Makeup No Life coreane e giapponesi. È un prodotto coreano sponsorizzato da un idol che ho utilizzato tanto tra agosto e settembre, ma in questo mese non l'ho mai utilizzato perché sinceramente il colore in questione non ce lo vedo proprio sulle labbra, è proprio il colore del tappo che state vedendo. E non so se nei prossimi mesi riuscirò a portarlo avanti, certo che è un prodotto che ha poca quantità all'interno, poi dopo non è vero perché ora che finisco un prodotto per le labbra, buon di buonanotte, passano i secoli, però dai, forse da gennaio in poi, perché non ho voglia di focalizzarmi, a meno che non riesca a finire sia il rossetto che vi andrò a mostrare adesso, sia anche il rossetto di Essence, quello rosa, perché per me questi due prodotti sono le priorità. Fatto sta che proprio la priorità principale è terminare questo rossetto di L'Oreal, il Lip Paint Matte nel numero 201 Hollywood Beige, che sto continuando a schiacciare dalla confezione, ma non ha voglia di finire. L'ho utilizzato, se ottobre aveva 31 giorni, togliete i sabati, togliete le domeniche, togliete qualche giorno durante la settimana che ho utilizzato anche il rossetto di Rimmel del progetto hashtag 6xSanta, tutto il resto sono andata avanti con lui e non ne posso più perché sono stufa di vedermi con questo colore. È un parto terminarlo. E infatti è per questo che mi sono poi dopo un po' col tempo frenata nell'acquisto dei rossetti, perché ho detto diamine, magari per le matite labbra riesco anche a essere più brava quando me le metto tra le mani perché non le uso mai, ma per i rossetti ci vuole un'eternità a finirli. Mai più che comprerò 10 rossetti al mese, 2 vanno bene, se poi dopo nei mesi precedenti non ho acquistato niente, ma non prenderò mai più 10-20 rossetti al mese, perché non ne vale la pena, però se adesso voglio finirli, o ce ne sono parecchi che voglio terminare, non ce la farò mai poi mai. O comunque se ce la farò, perché non è detto che non ce la faccia, ce la faccio,
ma ci vuole veramente tanto, 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 tanto tempo. E io non ne ho, sinceramente, questo è il problema. Una vita non mi basta, sicuramente. Passiamo ai prodotti occhi. Zelda, a me mi dispiace, ma questo non l'ho mai utilizzato in questo mese. Il mono di Catrice, non me lo mette a fuoco. Della linea Velvet Matte era il Pink Up Girl 020, se non sbaglio a leggere. Ha la conca, è scavato, non ha il buco, ma non l'ho mai utilizzato. Palette di Catrice C01 Blaze of Glory Trees of Trove. Ormai la so a memoria, qualche volta inciampo, però la so a memoria. E questa è la situazione, un po' alla russa. Allora, se non lo finisco il prossimo mese, non so veramente quale sia il mio problema, ma mancherà veramente meno di 0,5 grammi di prodotto. Sono cialde che hanno 16 grammi in totale, sicuramente c'è più di un grammo di prodotto a ogni cialda di ombretto. Comunque questo lo voglio finire, questo l'ho usato una volta, questo l'ho usato sempre. Questo l'ho usato una decina di volte, mai sempre. Riuscirò a finire questa benedetta palette, non dico a dicembre, ma almeno a luglio del prossimo anno, perché non ne voglio più sapere. Mi sono stufata e ho voglia anche di uno bucare altri ombretti e due di finire altre cose, come quelle che vi andrò a mostrare adesso. Le due palette incriminate sono queste. Fino a che non farò il video dei prodotti finiti, non le andrò ad utilizzare, quindi andrò molto a smaltire la palette di Catrice. Anche perché, sì, forse oggi registro solo questo video, non so se riuscirò a registrare qualcos'altro. Sicuramente, forse, non so se il video riuscirà a farlo domani, perché ho ripetizione, compleanno, domenica sono via. Boh, non lo so, comunque fatto sta che almeno vi faccio vedere l'aggiornamento PSP perché mi è necessario ed è dovuto. Ho finito lui ed è tra l'altro l'unico colore che ho utilizzato di questa palette. Quando la ritirerò fuori voglio focalizzarmi di nuovo sugli ombretti grigi perché mi piaceva tantissimo il look che facevo con questi due colori e anche ovviamente portare avanti le due cose che ho già bucato. Però finalmente il color oro ci ha salutato. Zelda, questa è una palette che mi avevi regalato te, la Redemption Palette Iconic 2, la dupe della Nikt 2, che tra l'altro tolgono dal commercio, ho visto anche quella. Vabbè, ormai ha fatto la sua strada, però sicuramente è stata meno famosa e meno chiacchierata rispetto alla Nikt 1, secondo me. Boh, tra caldi e freddi non ho più una preferenza ultimamente, mi metto quello che mi metto, anzi vado molto sui colori ultimamente, come state vedendo oggi. E poi dopo ho la Funfetti me l'ero comprata io, era un'edizione limitata di Too Faced, mentre la palette di Zelda vorrei anche lei finirla il prossimo anno. La Funfetti no di sicuro, cioè porterò avanti qualcosina se la finisco anche questa bene, però insomma preferisco di più optare per le due palette nude perché sicuramente a lavoro con i nude riesco ad andarci con gli occhi. Viola no, verdi no, blu no, magari qualche rosino lillino sì, ma non sempre me li faccio perché mi ricordo che erano i colori che utilizzavo tantissimo quando ero adolescente e non ho una bellissima adolescenza da ricordare, perciò cerco sempre di non utilizzare tantissimi rosa sui miei occhi. Cioè, mi ricordo quando mia mamma mi truccava con le palettine del Soè e andavo al catechismo e mi prendevano per i fondelli. Ecco, semplicemente questo. Ma non per il make-up, proprio per la mia persona, per io, quello che state vedendo qui. E quindi non ho un bellissimo ricordo di quel colore. E guardate qua la fila. Allora, questo qui, anzi, questo l'avevo già finito. Sono riuscita a finire il marroncino di transizione e anche il bianco che mi serviva per colorare l'arcata sopraccigliare. Questo ovviamente per smorzare un ombretto un pochino più scuro messo sulla piega dell'occhio.
E ovviamente stessa cosa voglio fare per questo, perché sia questo che è un marroncino un poco più sul rosa, più chiaro, questo invece è un terra tostato molto chiaro, piuttosto preferirei utilizzare questo per portarlo avanti. Magari qui, ecco, vorrei farci qualche buco, perché anche lui l'ho utilizzato parecchio, e anche lui, qualche volta anche questo. Hanno tutti un nome, party, crasher, after party, overserved. Io ho finito Forever Young, Madonna come l'ho detto Young, Forever Young e Feeling Good, questi due. E basta, questi sono i prodotti che ultimamente ho nel progetto smaltimento prodotti occhi e labbra. Non ho prodotti in crema perché per ora ho stoppato e voglio andare avanti con le polvere perché mi piacciono di più da utilizzare. E sicuramente il prossimo mese conto di avere anche qui degli aggiornamenti, soprattutto per almeno 1/2 ombretti. E spero, e ci spero veramente con tutto il cuore, di terminare questo rossetto di L'Oreal, perché continuerà ancora a essere utilizzato tutti i giorni. Fatemi sapere voi se avete un progetto smaltimento simile a questo, con più prodotti. Io sicuramente dall'anno prossimo metterò un prodotto per ogni categoria, in modo da usare un cestino con le stesse cose per truccarmi. E fatemi sapere che cosa siete riuscite a smaltire, a portare avanti, o a bucare, o a mettervi in testa di utilizzare per smaltire. Ed è questo secondo me la cosa più importante, più che comprare, farvi vedere le cose nuove, ma portare avanti ciò che si ha. Anche perché non è semplice, come ho detto inizio video sui rossetti, non è semplice finirne uno e comprarne 200 invece è facile, perché per comprare basta 5 minuti. Per terminarli, guardate quanto vado avanti io con questo progetto smaltimento, da 2 anni quasi, e sono a questa situazione, con una palette finita, con almeno 3-4 rossetti finiti, con 3 matitoni stick occhi finiti, qualche mono anche, però è veramente molto 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 difficile. La perseveranza aiuta, anche la costanza, insomma tutte queste parole che finiscono con ansa. Non la sostanza, beh, no, la sostanza è utile perché alla fine, se c'è sostanza, c'è un video di qualità e c'è anche un impegno di qualità, e quindi, bah, mi va bene. Quindi, tutte le parole con stanza, no, stanza, no, non c'entra, beh, sono in una stanza, vabbè, dai, lasciamo perdere, sto un po' vaneggiando. Anche perché quando il tempo è tiranno e non so come chiudere un video perché vorrei star qui a parlare per ore e ore e ore, visto che c'è un po' di tranquillità. Invece poi devo chiudere e passare a fare altro nella mia vita. Mi spiace, però sicuramente ritornerò con un nuovo aggiornamento e con nuovi video prossimamente. Vi aspetto nei commenti e vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.